Eccoci tornati in diretta con la sigla della nuova puntata del Fatto di Giancarlo Marcotti, ma teniamo sempre di sfondo la Trading Week perché è la protagonista di questa settimana, che fa un po' da filo conduttore rispetto a tutti gli argomenti che trattiamo. Ovviamente Giancarlo Marcotti non ti faccio fare trading oggi, non ti preoccupare. Buongiorno, bentrovato. Buona giornata a te, Emanuela, e un saluto a tutti gli A ascoltatori. meno che tu non voglia farlo, ci mancherebbe, però insomma, diciamo. Beh, è una cosa che mi appassiona, ma ci sono altri ospiti che trattano l'argomento. Parliamo di altro noi. Parliamo di altro, assolutamente, anche perché oggi dobbiamo parlare di un po' di cosette. Allora, facciamo un breve sommario e poi partiamo dall'inizio. Allora, intanto facciamo un po' il punto sulle nuove decisioni che stanno arrivando da parte del governo italiano per arginare la presenza del Covid, quindi con il periodo natalizio sotto osservazione e tutte le restrizioni che arriveranno di conseguenza, perché rimarranno, almeno questo ci stanno dicendo un po' le notizie che arrivano. Poi accenniamo al MES perché c'è, insomma, rischio bufera all'interno del governo e all'interno del Movimento 5 Stelle a causa delle decisioni prese in Europa, questo è il secondo punto. E poi con Giancarlo Marcotti, che mi sembra insomma, anche la persona giusta per poter affrontare questo argomento in quanto uomo, volevo parlare del caso, giusto per riassumere, di Laura Ravetto. E vi mostro subito insomma, la vignetta. Adesso io questo ho preso un articolo che è uscito su di lei. La vignetta, sì, non si chiude questa finestra, la facciamo vedere dopo perché non si chiude una finestra fastidiosa. E insomma, la Ravetto che è stata criticata, diciamolo così, perché è passata da Forza Italia alla Lega, ma ovviamente è stata criticata anche dalla stampa, eccola qui, con una vignetta in particolar modo molto sessista. Insomma, ecco qui, peccato, era brava la Ravetto, sapeva fare una cosa. Qua non si vede, è Berlusconi che nella vignetta parla. Con la lingua che insomma ci siamo buttati su insulti che sono sessisti ovviamente, però ne parleremo tra poco, però mi piacerebbe capire con Giancarlo cosa ne pensa, perché poi io lo definisco un po' un femminismo a metà, no? Si prende posizione e difesa solo nei confronti di alcune donne, solo in alcuni casi. Allora però andiamo per gradi, allora Giancarlo, le ultime notizie ci parlano di un Natale abbastanza in isolamento, no? Non si potrà uscire dai comuni, dalle regioni, bisognerà stare solo con i conviventi a quanto pare, quindi anche con i parenti sono limitati i pranzi, cene e affini. Si potrà pranzare al ristorante, però chiaramente anche lì bisognerà vedere anche con quali regole. Insomma, cosa ne pensi? Dove ci stiamo? Che Natale sarà questo? Probabilmente il peggior Natale della mia vita, ma per colpa di un governo veramente scandaloso, perché togliere il Natale agli italiani è proprio una vessazione per me, cioè proprio una vessazione. Cioè, secondo me in questo momento il governo sta provando a vedere fin quando gli italiani sono succubi di questa situazione, fin quando non reagiscono, cioè, e gli italiani sono inermi, cioè. È una cosa scandalosa, nel senso che ci trattano come delle pecore e nessuno fa nulla, cioè, si accetta questa cosa come se fosse appunto una decisione divina, invece arriva da gente come Speranza, Conte, cioè gente che non ha nessuna riferimento rispetto alla popolazione, cioè sappiamo che Conte ovviamente non l'ha votato nessuno, Speranza l'hanno. Chi è che l'ha votato Speranza? Quattro gatti, una roba. E queste persone qua stanno dominando l'intera popolazione italiana, è uno scandalo assoluto, ma è uno scandalo che gli italiani accettano. Non riesco a capire come possiamo permetterci di farci trattare in questa maniera proprio. E adesso ovviamente sono tutte cose che devono essere confermate, però sostanzialmente Speranza, visto che tu l'hai citato, il ministro della Salute, ha detto dobbiamo procedere così perché altrimenti la terza ondata, peraltro scusate, fateci finire la seconda perché io leggo, ma non è solo Speranza che lo dice, no? In questi giorni soprattutto c'è un martellamento continuo rispetto a questa terza ondata che starebbe per arrivare. Lo sappiamo che comunque il Covid non è che sparisce, sparirà improvvisamente. Quindi voglio dire, mi sembra anche un messaggio abbastanza
come dire, inutile. E quindi, ripeto, sappiamo che proseguirà ancora e ci sarà ancora questo virus, però dicevo, Speranza ha detto, altrimenti attenzione perché la terza ondata sarà la peggiore di tutti. Ecco, questo è un po' il terrorismo che comunque ogni tanto ci abbiamo, no? E quindi molte persone hanno paura realmente, Giancarlo. E vabbè, certo, se 24 ore su 24 la televisione li terrorizza, è chiaro che già una persona debole o comunque anziana che ha qualche malattia, è chiaro che è terrorizzata. Cioè, se noi andiamo a vedere, cioè, Manuela, nel 2015 sono morte molte più persone, non se ne è parlato di nulla. Di nulla, le persone hanno vissuto normalmente. Io mi ricordo il Natale del 2015, è stato un bellissimo Natale come tutti gli altri, fatti con la mia famiglia, e quindi non riesco a capire perché quest'anno io non possa fare il Natale con la mia famiglia come succede da 60 anni, cioè non Ecco. riesco. Peraltro, appunto, pensiamo anche a tutte le persone che devono, cioè che lavorano in un'altra regione, insomma, e che magari vivono pure da soli, cioè che vuol dire che se bisogna fare il Natale solo con i conviventi, magari una persona che vive da sola in un'altra regione dovrà passare il Natale da solo, questa è stando alla regola. Vediamo, poi ancora non è nulla di confermato, ma insomma pare che si vada in quella direzione. Ecco, vedete, vi mostro proprio le cose fondamentali che stanno emergendo, DPCM verso stop a spostamenti da comune, eccolo qua, a Natale e Capodanno. Questa è l'ipotesi che emerge proprio dalla riunione del Premier con i capi delegazione e il ministro Boccia. Peraltro, un'altra notizia che ci riporta direttamente agli scenari economici è questa, Giancarlo, così la commentiamo insieme a te. L'Istat ci dice che a ottobre ci sono meno 473.000 occupati su anno. Crollo per indipendenti e precari. Il tasso di disoccupazione giovani sale al 30,3%. È presto detto perché chiaramente gli indipendenti e i precari sono quelli che hanno perso il lavoro subito perché non è stato riconfermato il contratto, eccetera, e che non hanno peraltro nessun tipo di ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda i giovani, anche qui è presto detto, cioè magari che i giovani che sono usciti dall'università, chiaramente che cercano lavoro in questo momento, sono un po' penalizzati dal momento congiunturale e storico. Insomma, anche questo bisogna tenerlo bene a mente, Giancarlo, sennò rischiamo davvero di crollare nei mesi prossimi. No, ma i giovani trovano del lavoro e a 2 euro l'ora si trova il lavoro. Beh, quello No, non è non lavoro, però preoccupare. capisco la No, provocazione. no, 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 esatto, certo. hai capito. Ma allora è chiaramente, no, è ironica la mia cosa, ma questo è quello che spetterà ai nostri giovani, lavorare per 2-3 euro l'ora. Questo è quello che gli spetta. Quindi Certo. o sono disoccupati o accettano di lavorare quello, tanto. Immigrati che sono disposti a lavorare 2-3 euro all'ora li trovano, quindi questa è la situazione, questa è come hanno ridotto l'Italia. Ecco, e poi appunto tutta la platea di indipendenti che comunque non hanno più fatturato, figuriamoci alcuni settori. Allora, guarda, il collegamento mi sorge spontaneo, Giancarlo. Cosa ne pensi del MES, della situazione, del fatto che alla fine, insomma, possa per qualcuno essere la soluzione dei nostri problemi, ma soprattutto che cosa porterà a livello politico? Perché sappiamo molto bene che in casa Movimento 5 Stelle, non, diciamo, non si respira una buona aria e che per qualcuno potrebbe diventare proprio la molla per far scattare, per mettere in scena il teatrino della politica italiana, un nuovo teatrino della politica italiana. Sì, il MES potrebbe risolvere tutti i nostri problemi perché farebbe fallire l'Italia, l'Italia sarebbe commissariata dall'Europa, la situazione che verrebbe a crearsi in Italia sarebbe analoga a quella della Grecia, verrebbero probabilmente dimezzate le pensioni, dimezzati gli stipendi. Ripeto, si lavorerà per 2-3 euro l'ora, in quella maniera noi riusciremo a ridare i soldi che ci hanno prestato l'Europa e pagare i titoli del debito pubblico che hanno in mano i francesi e i tedeschi. E tutto questo perché non si vuole ovviamente avere una nostra moneta. Poi dopo che ci hanno praticamente raso a zero, probabilmente
ci permetteranno di uscire dall'Europa, ma finché i tedeschi e i francesi hanno in mano dei BTP italiani, è chiaro che sarà impossibile per noi uscire dall'Europa. Loro vorranno avere indietro euro e non nuove lire. Il fatto è questo, che loro non hanno comprato dei BTP perché erano innamorati dell'Italia, perché volevano sostenere il debito pubblico italiano. Hanno comprato dei BTP perché i loro bond e i loro titoli di Stato rendevano molto di meno. Quindi noi li abbiamo già pagati di quei BTP lì. Quindi la questione appunto è. Finché restiamo dentro in questa gabbia di matti che si chiama Europa, per l'Italia il futuro sarà più che fosco. Attenzione, perché quelli che adesso ancora riescono, cioè i pensionati e i dipendenti pubblici, domani toccherà anche a loro. Ai pensionati e ai dipendenti pubblici gli dico solo una cosa: andate a chiedere ai pensionati e ai dipendenti pubblici greci cosa gli è successo. E la stessa cosa succederà anche a voi. E dall'opposizione sono arrivate queste critiche. Conte e Gualtieri vanno in Europa sbattendosene del Parlamento, per esempio, ha detto, visto che l'abbiamo nominato più volte con te, Claudio Borghi della Lega. Credi che sia così? Cioè, si sta un Certo, po'. è così, cioè c'è stata, allora, per quanto riguarda il MES, brevemente, perché magari non tutti gli ascoltatori sono al corrente, tanto qua non si parla del famoso MES sanitario, ma della riforma di questo trattato Sì, esatto, assolutamente, sì. che appunto si chiama MES, MES come un acronimo ovviamente. Comunque, questa riforma, diciamo, del MES deve essere ratificata da tutti gli stati. L'Italia era contraria perché Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e anche Forza Italia erano contrari. Gli unici ad essere favorevoli era, presumo, Italia Viva, il PD, LeU, quella gente lì, insomma. Ora, il fatto è che se il primo passo di questa riforma avviene a livello di Eurogruppo. L'Eurogruppo è il sistema che riunisce i ministri dell'economia dei paesi non dell'Unione Europea, ma dell'Eurozona, cioè i paesi che hanno aderito alla moneta unica. E ovviamente prima di dare la propria conferma o meno, il ministro dell'economia deve sentire la commissione, e la commissione praticamente gli ha detto di dire no. Invece lui è andato là a dire sì, perché sappiamo insomma oramai cos'è questo governo. È andato a dire sì perché dice di aver avuto l'assenso anche da Vito Crimi, cioè il capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle, se non che la grande maggioranza, probabilmente, dei deputati e dei senatori del Movimento 5 Stelle non è che siano d'accordo. È sempre stato un loro cavallo di battaglia quello del no al MES. Per cui adesso la stessa cosa sarà fatta, anziché a livello Eurogruppo, a livello di Consiglio d'Europa, cioè quell'organismo formato dai presidenti e dai primi ministri dei vari paesi europei, quindi da parte nostra, da parte di Conte. Ora Conte invece deve andare con un mandato parlamentare. Il giorno 9, quindi, dato che il Consiglio d'Europa si svolgerà il 10 e l'11, il giorno 9, quindi, ci sarà una votazione. E a quel punto, se il Movimento 5 Stelle, se i parlamentari del Movimento 5 Stelle avranno un minimo di orgoglio, spero che voteranno contro. Qualora votino contro, è chiaro che la situazione a livello economico diventa esplosiva. Eh A certo, livello a livello politico, scusa, politico, sì, certo, diventa assolutamente. esplosiva. Beh, chiaramente sì, è abbastanza deducibile. Allora, ci sono dei messaggi. Intanto Anna che dice hai ragione,
Poi c'è questo, vado a riprenderlo perché mi sembrava interessante. Sarà la Germania, scrive Giorgio, a uscire dall'euro. In questo modo si svaluterà l'euro stesso e sarà ancora peggio restituire in marchi un debito in euro. Saluti. Cosa dici? Perché dobbiamo restituirlo ai marchi? Perché se Cioè, esce, tu dici esatto, non è direttamente proporzionale questa cosa. Vai, 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 rispondi. non è che se esce la Germania, allora noi dobbiamo restituire i marchi alla Germania. Abbiamo un debito che è stato fatto in euro, ma che, come dice il nostro codice, deve essere restituito con la moneta in vigore in quel momento, nel momento nel quale noi restituiamo. Quindi, se in quel momento lì noi siamo ancora all'interno dell'euro, restituiremo euro. Se invece, come io mi auspico, dovessimo uscire dall'euro e tramutare il nostro Avere la debito in lira lire, bis, esatto. esatto, e noi dobbiamo restituire in Ok, lire il nostro debito, non certo in non marchi, in ecco. marchi. Francesco dice: non si capisce l'intenzione dell'Unione Europea per quanto riguarda l'Italia. Chi decide per noi, l'Unione Europea o il nostro Parlamento? Eh beh, per forza l'Unione Europea, nel Esatto. senso che se le decisioni parlamentari non sono riportate in sede europea, è chiaro che decide Assolutamente. l'Unione Europea. Ok, allora Giancarlo, adesso aspettiamo eventualmente altre domande, poi questi sono tutti i temi che riprenderemo, insomma, l'Europa, il MES e il Recovery Fund che sembra essere sparito nel nulla, nel senso che i progetti sono un po', cioè latitano, diciamo che siamo un po' in ritardo. Allora torniamo, così ti chiedo un commento anche su questo, aspetta che la riprendo, che forse prima, scusate se esatto dalla regia, perché eccolo qua, sono riuscita a mettere un attimino meglio la vignetta di Laura Ravetto, Sì. cioè, ecco, giusto un commento da parte tua, ma perché so peraltro che te ne sei occupato, no? Con un Sì. video su Finanza in Chiaro. Allora, che ne pensi? A me sembra sempre che ci sia un po' di differenza rispetto alla presa di posizione anche delle donne. Io purtroppo, cioè purtroppo, in questo sì, adesso scendo e faccio vedere tutto. No, Purtroppo io non sono in scusa. questo, cioè nel senso sono molto contraria rispetto a quello che fanno spesso le donne. Scusa, mi sono anche un po' incartata perché non vorrei essere fraintesa. Dimmi, cosa stavi dicendo? Poi dopo ti dico io. Sì, perdonami, scusa, volevo entrare perché lo so, tu giustamente da giornalista, sai, io non sono un giornalista e quindi tu giustamente da giornalista vuoi così far vedere la questione per dire che non è che ci siamo inventati nulla noi, è una cosa che è apparsa sul fattoquotidiano.it, eccetera, però è una cosa talmente vergognosa che veramente da maschio mi vergogno. Cioè, No, veramente, sarebbe cioè, ok, l'hai fatta vedere, ma lasciamo stare, è infatti adesso la un'oscenità quella togliamo, sono che d'accordo, però magari per chi non l'avesse vista la facciamo viene. Sì, vedere. no. Però sono d'accordo con te, sono d'accordo con te Giancarlo, ma io guarda, per quello che mi sono anche un po' incartata prima, io fa stavo facendo proprio il passo ulteriore, io sono felice di sentire che tu da maschio ti sei sentito offeso per primo, ma io stavo dicendo una cosa anche ben più grave, credo, che allora... parliamo di noi donne, guardate, mi prendo la responsabilità, tanto sono una donna anch'io, quindi nessuno mi può accusare di maschilismo, no? Cioè, sarebbe abbastanza paradossale, perché sono la prima a dire che i diritti, ma di tutti, cioè io sono per la giustizia e quindi di conseguenza anche per le categorie più penalizzate. E io parlo sempre tantissime volte dei diritti delle donne, quindi guarda, sfido a dirmi che non è così. Però dico, perché le donne stesse, quando viene insultata, criticata, anche magari in modo minore e meno grave, una donna subito tutte che scrivono, fanno e in alcuni casi, come nel caso di Laura Ravetto, io sinceramente non ho visto questa sommossa popolare femminile a difesa comunque di qualcosa, cioè, nel senso come hai detto tu, è qualcosa di aberrante quello che è stato fatto, no? Con questa vignetta. Ecco, perché mi sai rispondere tu? Non credo, ma insomma io te lo chiedo, Giancarlo. No, purtroppo c'è quello strabismo, appunto, nel senso di si guarda solo da una parte e non si guarda dall'altra. Cioè, per me più che strabismo è cecità, perché è chiaro ed evidente a tutti, cioè, quando vengono attaccate o comunque,
ci mancherebbe altro, oltretutto insultate, ma non mi viene un altro termine. No, Comunque, ma guarda, non c'è nemmeno donne. un termine, ma secondo me questa è una stupidità Esatto. totale, perché dico io, critica se vuoi la Ravetto per quello che ha fatto in politica, non certo per quello che può aver fatto sotto le lenzuola, che saranno anche affari suoi, credo, no? Cioè, ma questo è una cosa a parte, ecco, ammesso che abbia fatto qualcosa. Ma, non, Vabbè. ma cosa, cioè, è sposata oltretutto con una persona del PD, quindi con Sì. Sì, un ex senatore del ma... Partito Democratico. Cioè, se devo attaccare la Ravetto e dire di aver sposato una persona del PD, voglio dire, non la Vabbè, così conosco, sdrammatizziamo un po', certo. esatto, non la conosco, ma così, no, appunto, voglio dire, sdrammatizziamo. Quindi, se poi. Non sono neppure di Forza Italia, voglio dire, non è che abbia una particolare, ma questa cosa è talmente evidente, poi fatta da un giornale come appunto il fattoquotidiano.it, direttore Peter Gomez, che ogni tanto lo vediamo alla televisione a pontificare con le sue robe, e poi scende a queste bassezze, cioè proprio questo è umiliante per un giornale pubblicare una cosa del genere. Poi farlo come vignetta, capito? Peggio ancora, perché se avesse fatto un editoriale, una cosa nel quale avesse anche offeso la Ravetto, probabilmente magari la Ravetto avrebbe denunciato, eccetera, così, e lui probabilmente non avrebbe pagato le conseguenze. Invece dicono queste cose qua tramite una vignetta, capisci la codardia? Perché domani, se la Ravetto facesse, io non lo so, ma se domani facesse una denuncia, è chiaro che loro diranno: ma È come, satira, diritto di satira, esatto, diritto esatto. di satira, abbiamo sempre il vernacoliere, la roba, eccetera. No, Quindi, no, no, c'è un limite alla anche. satira, assolutamente. Soprattutto quando purtroppo va a colpire anche una parte della cultura nostra che è ancora ancorata a queste cose, perdonatemi. Ma io, guarda, ti dirò di più. Se la Ravetto dovesse denunciare qualcuno, io direi di denunciare il popolo femminile che non ha alzato la mano per dire come avrebbe dovuto fare la sua rispetto a questa cosa. Ma ripeto, o ce ne stiamo zitte sempre, o ce ne stiamo. Cioè, mi viene in mente, poi ti devo salutare, ma insomma, poi magari ne riparleremo. Mi viene in mente tutto il caos che era scoppiato con il look della Botteri, la giornalista. Cioè, semplicemente non va fatto neanche quello, attenzione, perché le era stato dato della sciatta per come andava in onda, e non si finiva più di parlare di questo con tutto il popolo femminile che. Ha speso parole su parole, e in questo caso non è stato detto niente. Perché la Ravetto è una bella donna, perché è di destra, perché appunto è stata con Berlusconi a livello politico per tanto tempo, e quindi con Berlusconi si fa quell'associazione. Vabbè, mi sembrano scuse un po' banalotte e deboli, quindi insomma questo è un po' il punto centrale. Però tant'è, Giancarlo, che dobbiamo fare? Questo è. Assolutamente, hai detto bene, hai riassunto bene il tutto, quindi non posso altro che confermare quello che hai Ok, detto. allora Cioè. intanto Vecchi scrive giusto anche per questo discorso delle donne, quindi ringrazio Anna che dice che è d'accordo con me. Chi scrive, parliamo del MES, ne abbiamo già parlato, magari la settimana prossima lo riprendiamo il discorso del MES, tanto siamo solo all'inizio, Giancarlo. Non riesco a concepire, scrive Lorenzo, come il popolo italiano sia così tranquillo davanti a questo possibile disastro economico e sociale senza farsi sentire. Siamo impassibili davanti a tutto ciò. E tutto ciò non ci definisce popolo. È anche questo concetto di popolo. Anche per Berlusconi è umiliante, scrive un amico a proposito di questo discorso. Sì, certo, ma è umiliante per la categoria umana, credo, uomini e donne che siano. Giancarlo, ti seguiamo su Finanza in Chiaro, grazie. E ci vediamo lunedì. Il nostro appuntamento solito è lunedì alle 11:30. Poi ogni tanto c'è qualche variazione di programma. Ti ringrazio Ci molto, mancherà. Giancarlo. Figurati, grazie a te, Emanuela, e un saluto Perdonami se come al mi sono un po' solito. scaldata in questa ultima parte della discussione, ma Ah. insomma, mi sono sentita un po' chiamata in causa. Figurati, anzi, mi ha fatto molto piacere, assolutamente. Va bene, grazie Giancarlo Marcotti, grazie mille. Andiamo in pubblicità, tra poco torniamo con le fonti Zoom Certificate, il mondo dei certificati.